cambia, siamo noi. Ho iniziato a fermentare da ragazzino. Soprattutto quando ho iniziato a scoprire le bevande alcoliche da adolescente mi sono incuriosito, ho cercato di capire che cosa ci fosse di così speciale in queste bevande. Perché un succo di uva diventa vino? Non è come aggiungere dell'alcol a un succo d'uva. Sui libri dicevano delle cose, ma non era abbastanza chiaro, allora ho iniziato a provare, a sperimentare. E ho iniziato a scoprire un mondo che non conoscevo e che tra l'altro non mi rendevo neanche bene conto essere così, diciamo, con un filo comune dei microbi. Finché a un certo punto ho fatto un corso di permacultura e durante il corso di permacultura si parlava tra l'altro anche di cibi fermentati. E questo mi ha fatto accendere una lampadina, mi ha fatto capire che c'era interesse, che erano importanti questi cibi anche per altri, fino ad arrivare a fare formazione anche ad alti livelli in modo abbastanza costante e poi appunto ad aprire la ciboficina. Ciboficina Microbiotica è un'azienda agricola che produce cibi trasformati attraverso la fermentazione, cioè essenzialmente cibi fermentati come miso, shoyu, kombucha, crauti, altre verdure fermentate. La ciboficina si trova a Viterbo. I cibi fermentati sono cibi che hanno subito una trasformazione microbica. Cioè sono cibi che sono resi migliori, più digeribili, sono anche ricchi di microbi loro stessi. Questi microbi in taluni casi sono chiamati probiotici. Sono probiotici quei cibi che contengono dei microbi che sono in grado di oltrepassare la barriera dello stomaco, che è molto acida, e andare a sopravvivere all'interno del nostro intestino, arricchendo quella che una volta si chiamava microflora batterica, che oggi invece chiamiamo microbiota. Questi prodotti vengono commercializzati direttamente attraverso, diciamo, il sito, l'email, e poi ci sono alcuni negozi in giro per l'Italia che commercializzano i miei prodotti, e poi c'è un canale abbastanza importante che sono gli chef, alcuni chef attenti questi prodotti comprano direttamente da me. Però per fare questi insaporitori non utilizzo materie prime che vengono da lontano, ma utilizzo solo materie prime locali e ho bandito la soia per motivi sia ambientali che di salute. Per me una cosa fondamentale è che ciascuno di noi riacquisti il contatto diretto con chi produce il cibo. Tutte le materie prime che utilizzo vengono da questo territorio, agricoltori di cui ho fiducia. Per me è importante anche fare conoscere i miei fornitori ai miei clienti, in modo che non soltanto una persona possa trovare un buon miso da me, ma possa pensare di andare a cercare i ceci con cui ho fatto il miso dal mio fornitore. In questo modo, secondo me, ci si aiuta e si può creare non soltanto un discorso di filiera tra il produttore, il trasformatore e il cliente finale, ma anche a livello di rete più estesa in cui la commercializzazione dei prodotti è favorita attraverso il conoscersi. Indirettamente noi ci controlliamo, per cui diamo anche un aiuto al consumatore per avere, diciamo, un po' meno lavoro da fare. Ci sono vari ambiti in cui faccio formazione. Da una parte ci sono, diciamo, le persone comuni che vengono da me perché vogliono imparare ad autoprodursi dei cibi fermentati, vivi, probiotici. E poi ci sono cuochi, chef importanti che hanno capito, diciamo, dal punto di vista organolettico, gustativo, l'importanza di questi cibi. E poi ci sono persone che sono interessate dal punto di vista della salute, sia medici che nutrizionisti che pazienti, che anche loro vogliono arricchire la loro dieta con questi cibi e dunque mi chiedono di insegnarglielo. Qualche anno fa nessuno sapeva di cosa io parlassi, mi sentivo molto solo, non c'erano altre persone che facevano formazione in questo ambito in Italia e ce n'erano pochissime anche a livello europeo. Oggi, da una parte, gli chef si sono interessati per via di alcuni grandi chef a livello mondiale che hanno iniziato a usare
in modo più importante questi cibi, anche la medicina ha iniziato a interessarsi per questi cibi vivi, non pastorizzati, perché hanno riconosciuto tanti medici che attraverso questi cibi è più facile migliorare la salute del nostro microbiota piuttosto che usare, diciamo, dei farmaci. E piano piano si sta andando verso uno sdoganamento dei microbi cosiddetti buoni rispetto, diciamo, alla fobia dei microbi in generale che c'è e c'è stata fino a poco tempo fa. Per me l'Italia che cambia è vedere che ci sono sempre più persone che si interessano direttamente al loro cibo, che pensano alla propria salute e al proprio benessere in modo attivo e vanno a incuriosirsi sia per i processi sia per i produttori, ed è una cosa che è in grande crescita negli ultimi anni. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai.